Alleluia, gloria al nome del Signore. Vogliamo leggere in San Luca, capitolo 11, verso 1, intestato l'orazione domenicale. E dice così: ed avvenne, ed essendo egli in un certo luogo, orando, come fu restato, alcuni dei suoi discepoli disse: Signore, insegnaci ad orare, a pregare. Allora, siccome ancora Giovanni ha insegnato i suoi discepoli, ed egli disse loro questo, alleluia, quando orerete, dite: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il suo nome, il tuo nome, il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta in terra come in cielo. Dacci di giorno in giorno, vedete, in un'altra parte dice oggi, di giorno in giorno il nostro pane quotidiano, il pane che abbiamo bisogno continuamente. Rimettici i nostri peccati, in altro luogo i nostri debiti, perciò che ancora noi rimettiamo i debiti ad ogni nostro debitore. In un altro luogo dice come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non indurci, non portarci davanti, questo non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno, non indurci in tentazione. Se noi notiamo tante volte, l'Ordine Professore, nella parola del Signore, vediamo che tante volte Satana vuole tentare, ma il Signore tante volte ce lo impedisce. Come disse Gesù, Satana ha chiesto che siete vagliati, come dire, provali e vedi che cosa sono. E sono facilmente che ti, come dire, ti dimenticano, o altre cose, come stato il fatto di Giobbe, che gli disse: toccalo, Gesù, sono circondato tanti beni, terreni, come un muro, ma toccaci, toglici queste cose e ti bestemmi in faccia. Tante volte il diavolo fa queste cose. Vediamo che Gesù gli disse così ai discepoli: Satana ha chiesto di vagliarvi, ma io ho pregato. Vedete? Ci sono due richieste. Satana chiede di vagliare, dammi la libertà che io, ora Gesù, ti faccio vedere che roba è questa. Allora, mentre Gesù prega per i suoi discepoli, ma io ho pregato al Padre che vi liberi. Allora, questo, benedetto il nome del Signore. Allora, qui in questo passo della scrittura vediamo i discepoli che parlano con Gesù. E gli dicono così, con Gesù: Signore, insegnaci a pregare. Vediamo qualcuno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnami a pregare. Insegnaci a orare. Siccome ancora Giovanni ce l'ha insegnato anche ai suoi discepoli come si prega, il modo, la formula, glorificato il nostro, il sistema, come vediamo nel Vecchio Testamento, viene chiamato la formula di come la persona la non è per pregare, ma della benedizione. Quando voi incontrate le persone, il Signore ti benedica. Non auguri, no fratelli, è fuori parola di Dio. Se non ti benedica, il Signore faccia risplendere il suo volto e ti stabilisca la pace. Questa è una formula, il modo come si benedice alle persone. Tante volte auguri, questo auguri lo facevano fratelli, quelli che non erano nel Vecchio Testamento seguaci di Dio. Alleluia. Vediamo che Balaam si presentava davanti a Dio con auguri.
Guri, cercava Dio con auguri, ma quando vide che Dio voleva e aveva l'intenzione di certe cose, lui non ci andò più con gli auguri, ha capito che a Dio ci va senza auguri. Non mi sto, l'auguro è una cosa incerta, ti auguro, Ale, ti auguro, benedetto, non mi sto, Ale, come tante volte l'invocazione, ancora, gloria al mio storia, alleluia, a certe cose. Alleluia. Buon anno, buon Natale, buone, glorificate il nome storie a tante tante cose e qualche volte l'acclamazione, esclamazione, ah Maria, parola Maria e pregare Maria, ma noi che siamo evangelici pentecostali o ci facciamo chiamare evangelici pentecostali, questa invocazione non li dovremmo avere. Questa. Benedetto non sto, Ale, e questo usanzi, auguri, invece di dire fratello auguri, dici il Signore ti benedica, il Signore faccia risplendere il suo volto, come è scritto nel Vecchio Testamento, e il Signore ti stabilisca la pace. Questo è una formula, questo fatto di preghiera, fratelli, è anche una formula, quando voi dovete pregare, vedete, Ale, dite così. Padre nostro, sei il Padre di noi, che sei nei cieli, che abiti nei cieli, sia santificato, il nome tuo deve essere santificato da tutti, il tuo nome, il tuo regno, il tuo dominio venga, la tua volontà sia fatta in terra, la tua volontà, come è fatta anche in cielo. Sono parole anche profetici, fratelli. Allora, dacci di giorno in giorno, dico, oh, dacci oggi il nostro pane quotidiano, ma rimetti i nostri debiti, allora, significa i nostri sbagli, rimettici, perdonaci per ciò che ancora noi li rimettiamo, per ciò che noi ancora perdoniamo gli altri. Se non perdoniamo gli altri non veniamo perdonati, è tutto inutile. I debiti ad ogni debitore e non indurci in tentazione, non portarci alla tentazione o ad essere vicino alla tentazione, perché se Dio si mette davanti la tentazione non può avvicinarsi, ma se Dio glorificato si mette dietro e in avanti noi, con Gesù noi siamo tentati e cadiamo. Allora, liberici dal maligno, alleluia, in un altro luogo c'è scritto, perciò che tuo è il regno. È la potenza, perché a te appartiene il regno e la potenza. Perciò, cari fratelli e sorelle in Cristo, vogliamo seguire questa parola di Dio, questa che noi chiamiamo parola di Dio. Se noi ci crediamo, seguiamola. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Perciò anche il fatto di auguri, auguri, sto facendo il compleanno. Facciamo il compleanno. Gesù, buon anno, dice la Bibbia, voi osservate giorni, mesi ed anni, ma io temo che tu sia, che siate, glorificate il professore, in un passo dice così, come Satana ha sedotto Eva, ma qui in questo passo dice che c'era pericolo di perdere la fede. Non abbiamo bisogno di osservare tante, tante cose, ma noi ci interessa di osservare Cristo Gesù. Ancora in mezzo ai credenti ci sono queste cose. Io vi ricordo ai tempi miei fratelli queste cose. Ci insegnavano e prendevano i passi e ci sono fratelli. Oh Gesù. Nel Vecchio Testamento c'erano tante feste, tante cose, ma nel Nuovo Testamento l'unica festa è quella di glorificare il nome del Signore, di celebrare il nome di Dio, ma quasi nessuno si vuole sottoporre a questa volontà di Dio, a questa volontà che insegna la parola del Signore, a quello che insegna Gesù Cristo. Alcuni possono dire, ma Gesù osservò la Pasqua, Gesù ha fatto queste cose, ma Gesù è stato in un momento che doveva osservare il nome del Signore, il Vecchio Testamento, e dal Vecchio, alleluia, cambiare al Nuovo. Gesù è stato nel centro. Come dice, glorificate il nome del Signore. Alleluia. Che
che la grazia e la salute è venuta per mezzo di Gesù Cristo. E come dice la Bibbia, che una volta che è entrato Cristo al nostro, è una cosa nuova, un vino nuovo, un odore nuovo, tutto nuovo. Gloria al nostro, il vecchio non si può mescolare col nuovo. Gloria a Gesù, ora osserviamo, gloria al nostro, l'osservanza del Nuovo Testamento. Cristo Gesù passa dal vecchio di ragazzo che è costretto a osservare il Vecchio Testamento, ma alla sua morte, gloria a Gesù, sorge un altro testamento che sono gli insegnamenti e una legge, anche se c'è bisogno, cambiata. Così viene chiamato nella Bibbia, fratelli, gloria a Gesù, essendo la vecchia legge debole, non poteva salvare nessuno. C'è bisogno un'altra legge, la quale viene chiamata la legge della libertà, che noi veniamo messi in libertà, mentre che il Vecchio Testamento ci teneva in schiavitù. Per mezzo del Nuovo Testamento abbiamo ricevuto la grazia e la salute di Cristo e la salvezza. E ora noi dobbiamo osservare quello che dice la parola di Dio nel Nuovo Testamento. Solo se delle cose glorificate nel Signore, che nel vecchio si compaciano con quelli del nuovo, già viene osservato, quello del nuovo e quello del vecchio viene usato. Ma se alcune cose sono state annullate, il sabato è stato annullato, benedetto il nome Signore, alleluia, è stato annullato i sacrifici, è stato annullato occhio per occhio e dente per dente, e tanti sistemi, glorificati al ministro religiosi del Vecchio Testamento, sono stati adempiuti. Ci possiamo, perché Gesù dice: io non sono venuto per annullare la legge e i profeti, anzi per adempierli. Quando una cosa già è adempiuta, già è compiuta, e ora interessa quella nuova, gloria a Gesù, il nuovo tempio. Ci ricordiamo, fratelli, no, il vecchio tempio è stato distrutto. Gloria a Gesù, Dio doveva fabbricare un nuovo tempio, e questo nuovo tempio è formato, gloria al Signore, alleluia, sia, gloria al Signore, da Gesù Cristo, i discepoli e tutti quelli che hanno servito Cristo. Stiamo edificando la parola nuova Gerusalemme, la nuova città del Signore, la vecchia viene chiamata, glorificata nel nome Signore, ai tempi di Paolo era serva e schiava, gloria al nome Signore, mentre la nuova Gerusalemme, quello che va in cielo, viene chiamata libera nelle mani di Dio. Noi facciamo parte alla nuova Gerusalemme, noi facciamo parte alla glorificata nel nome, alla città di Dio, benedetta nel nome Signore. Viene chiamato tante volte nella Bibbia Sion, monte di compiuta bellezza, che viene riferito anche a Cristo, gloria al nome del Signore, alleluia. Vi sono tanti mondi, la quale rappresentano tante potenze e tante glorificate potenze umane, ma quella di Cristo Gesù viene chiamato il monte di Sion, monte di compiuta bellezza, gloria al nome del Signore. Viene chiamato anche la parola albero della vita. Viene riferito anche questo a Gesù Cristo, benedetto il nome del Signore. Viene glorificato, paragonato, benedetto il nome del Signore, il leone di Giuda, il serpente che fu innalzato nel deserto, che quando il popolo peccava, così disse Gesù: come il serpente è stato innalzato nel deserto, così, glorificato il nome del Signore, sarà innalzato il figliolo dell'uomo, e tutti saranno attratti a lui. Gloria a Gesù, lei era solo un popolo che peccava, era morso dei serpenti, e ci voleva un altro serpente del rame, glorificato il nome Signore, messo in antenna, e chiunque era morso e lo guardava era guarito e curato. Ora chiunque guarda Cristo in croce, benedetto il nome del Signore, e lo guarda, viene salvato e purificato col suo sangue. Benedetto il nome del Signore. Fratelli, grande è la parola di Dio, è una cosa grande anche il Signore darci intendimento di conoscerla. Glorificate il nome del Signore. Qui in questo passo che abbiamo letto, ritorniamo al passo
passo che abbiamo letto, Gesù ci insegna a pregare. Glorificate il nome del Signore, alleluia. E i discepoli incominciano, glorificato, a insegnarsi come si prega. Anche in un passo non è sempre dire una litania continuamente, sempre Padre nostro che sei nei cieli, poi Padre nostro che sei nei cieli. Ora Gesù, perché dice la Bibbia, noi non sappiamo pregare, questa è solamente una forma. Noi dobbiamo pregare di come è scritto così. Ora Gesù, il Padre. Il pane e tutte le altre cose, anche noi possiamo pregare. Signore, abbiamo bisogno del pane. Siamo caricati di debiti, dacci la grazia di poterli pagare, glorificate il nostro Signore, e superare questa difficoltà che noi abbiamo davanti. Questo per il nostro Signore. Pregare se mi manca il lavoro, Signore, ho bisogno del lavoro, dammi la provvidenza e aiutami tu. Queste sono forme, glorificate nel nome del Signore, alleluia. Perciò che la Bibbia dice noi non sappiamo pregare, ma il Dio interviene con sospiri ineffabile, la quale diciamo Abba, Abba, Padre, Padre, questo, alleluia. Abba significa Padre, benedetto nel nome del Signore, in ebraico, gloria al Signore, alleluia. E Dio ci vuole dare grazia, alleluia, di fare quello che Lui ci comanda. Allora, possiamo dire Elohim Abba, significa Dio Padre, benedetto il nome Storia, alleluia. Anche in arabo viene detto Babba, Lord non so, che significa Padre, Padre, benedetto il nome Storia, alleluia. E Dio è grande e la sua benignità dura in eterno. Vogliamo, fratelli, seguire la parola del Signore, vogliamo ascoltare il consiglio di Dio, benedetto il nome del Signore, alleluia. E noi possiamo dire anche la parola, quando una persona incontriamo o la salutiamo, possiamo dire anche così in inglese, God bless, God bless, benedetto il nome del Signore, alleluia. E significa il Signore ti benedica. Gloria al nome Signore, il Dio fratello è grande e la sua benignità dura in eterno. Amen. Il Dio sia lodato.